Researchers, come vedete dalla faccia distrutta, mi sono ripreso, sono sempre io, sono vivo, non mi è successo niente, ho avuto 39 di febbre per 2 giorni di fila, pensavo di non riuscire a venire al Games Week, ma in verità sto preparando la valigia. Ora non si vede nello schermo, però. No, non si vede nello schermo, però là ci sta la valigia che sto preparando per venire su. E vi voglio ricordare quelli che saranno gli appuntamenti che avrò al Games Week, quello che farò. Bene, per prima cosa salirò con la maglia Liquid Gaming. Infatti, un ringraziamento a Beppe, a Giuseppe Ienco, se non lo conoscete, a Fossa, a Stinky Poo, eccetera, eccetera, per questa opportunità. E poi vi parlerò di un'altra opportunità che mi hanno proposto veramente grande. Oltre a questo, mi troverete allo stand Red Bull in tarda mattinata di venerdì e nel primo pomeriggio, penso. Mi troverete allo stand della Bungie, quello nella zona Sony, PS4, e anche alla zona di Call of Duty, quella Activision, nella zona di Black Ops 3 e quella dei tornei di Pro Gaming barra ESL. Incontrerete me, incontrerete Velox, incontrerete Ivan Griego, incontrerete i manager dei Liquid, quelli dello staff, incontrerete Bonfire, sarebbe God Informer, incontrerete Panic, incontrerete tantissimi youtuber che sono tra l'altro miei amici, quindi non vedo l'ora di andare là, ma tra l'altro non vedo l'ora di incontrare e conoscere finalmente quelli che sono i miei compagni di Clan di Destiny, i Feral Blood. Sì, saranno presenti anche loro, sia venerdì che sabato. Vi ricordo inoltre che sabato dalle 6 alle 7 e mezza parteciperò al torneo di Destiny organizzato da The Tower, Activision e Bungie, quindi passate a fare un saluto ovviamente allo stand verso le 6, ci sarò io, mi troverete là con la maglia ovviamente da Liquid Gaming che, vedi, io me la sarei dovuta mettere per questo video. Non ci penso mai a queste cose. Vabbè, non fa niente, sta dentro la valigia. Comunque, l'altra cosa che vi voglio dire, non vedo l'ora di conoscervi tutti, ragazzi. Io spero veramente che vi farete vivi. Io farò dei mini video ovviamente sulla mia pagina di Facebook. Farò dei mini video, comunque delle foto, in modo che potrete sapere dove sono, dove mi trovo. Quindi seguitemi su Twitter e sulla pagina Facebook per sapere quello che sto facendo, dove sono, la maglia che ho, la faccia che ho. Perché sicuro ho i capelli tutti a cazzo, perché non mi sono fatto la doccia da un bel po'. Puzzo. E questo perché ho avuto la febbre, quindi la doccia era un po' impossibile da fare. Il mio cellulare squilla, mi stanno scrivendo 7.049 persone, via cellulare. Ok, lancio. Madonna, è quasi caduto. Oltre a questo, vi voglio ricordare altre cose. Praticamente per il Games Week, come al solito, io mi troverò degli stand per fare delle attività. Ma quello che voglio fare io è anche girare. Quindi, se mi beccate in giro, ovviamente non vi preoccupate, potete fermarmi, scambiare qualche parola. Non è che sono Dio sceso in terra. Se posso, sono là. Io vengo là principalmente per voi, che siete voi che mi supportate, mi avete fatto arrivare qui dove sono. Se vengo invitato, se mi propongono di fare queste cose, è solamente grazie al vostro supporto e al vostro aiuto. E quindi lo faccio più per voi che per me, diciamo, perché mi sento di dover fare qualcosa per voi. Spero quindi di fare qualcosa di bello. E comunque vi ricordo che venerdì sera farò un mega streaming dell'hard mode del nuovo raid di Destiny, che sarebbe la caduta di un re. Lo faremo assieme al team Feral Blood, al clan Feral Blood. Sarà proprio nella sede di Tom's Hardware a fare questo streaming, quindi sarà una cosa abbastanza epica. Tom's Hardware mi ha lasciato diciamo, la sua sede per poter fare questo streaming la sera, quindi spero che parteciperete in tanti, mi supporterete. So che molti di voi non piace Destiny o comunque non lo capite, ma dovete capire che mi sono trovato in un momento attualmente in cui voglio fare ciò che mi piace. Voglio giocare a ciò che mi piace con le persone con cui mi trovo bene, fare quello che mi piace fare. Come facevo su Call of Duty Ghost, per chi mi seguiva, Call of Duty Ghost sono andato benissimo, mi divertivo, facevo quello che volevo e le cose andavano benissimo e voglio ripetere quel momento. E sono abbastanza stufo di dover sempre rendere conto a delle persone, a dover aiutare de delle persone che non meritano niente, sapete benissimo chi e cosa è successo. Quindi, bitches, mi dispiace di dire questa cosa, ma io voglio continuare il mio canale di YouTube con quello che mi piace fare e mi sento di fare. Se voglio provare un nuovo gioco, lo farò. Non mi importa e spero che voi lo seguiate perché ogni volta che provo io un gioco, non è che provo giochi a cazzo, non è che mi metto a fare Agar.io, non è che mi metto a fare altri giochini del cazzo, mi metto a fare comunque giochi particolari, come è stato comunque Dark Souls, Bloodborne. Perché Bloodborne poi? Perché dico sempre Blood al posto di Blood? Vabbè, come è stato per esempio Bloodborne, ma perché questo? Perché praticamente io sono un fanatico di certi giochi, quelli un po' old school, stile Dark Souls, amo i giochi dove richiedono comunque competizione, cervello, tattica, mani. Destiny stesso può sembrare non avere queste cose, ma un compartimento che per esempio di tattiche, quando si gioca nella modalità 3v3 Osiride, di quello che è il setup delle armi, di quello che è il modo di giocare, di quello che è il setup dei talenti, di quello che è la propria sottoclasse, eccetera, eccetera, che rendono il gioco molto vario e particolare. È molto carino perché bisogna sempre immedesimarsi in quello che vuole fare la squadra avversaria. Io spero vi sia piaciuto questo vlog.
Ho parlato veramente tanto. Quanto ho parlato? Cazzo, sono 5 minuti che io mi ero prefissato di dire due cose su quello che avrei fatto. Però, vabbè, mi piace questo vlog. Io vi saluto, bitches. Ecco qui, Power con il testone rosso dalla luce rossa. Io vi saluto. Let's go, bitches.